Senta, non so cosa... Non ce l'ho fatta in tempo. Spero che Nick sia in ritardo come al suo solito. Che immondezzaio! Nick dovrebbe essere qui intorno. Pensando a quello che è successo qui. Qui è dove... Mi sa che me lo tengo. Quello di casa mia è sparito. Equipaggiamento insostituibile. Non ho ancora controllato l'appartamento dall'altra parte. Vasca da bagno? Qualche donna deve aver... Che schifo! Ci sono mazzi di fili che spuntano... Vasca da bagno. Il lavandino è otturato. Gli scarafaggi non saranno contenti. Buona idea. Ma cosa sa? Buona idea. Di solito non bevo il servizio. Potrebbe aiutarmi con la raccolta delle informazioni.
spazio. Mobilia rotta e bottiglie vuote tutto intorno. Non ti muovere, FBI! Gesù santo! Chi sei tu? Maledizione, questo è ancora un paese libero, o no? Avanti, vuoi spararmi? Come si chiama? Tatum. Joel... Tatum. Ha un documento d'identità con sé. Ah. Cosa sta facendo qui, Joel? Mi sono seduto. Soltanto seduto. Lì accanto alla porta con il nastro. Bel nastro. Dice polizia e non oltre. E allora mi sono seduto senza oltrepassare. Ok. Era qui anche 2 giorni fa, Joel. Due giorni? No. Mezz'ora fa, sì. Un tipo con un tesserino è passato e... Sì, aveva un tesserino. Doveva essere un suo amico, no? Si chiamava... Nick. Comunque casa mia, di solito, è da un'altra parte. Deve tornarci allora, Joel. Non è consentito restare qui, ok? No. Nick mi ha detto che non poteva oltrepassare il nastro giallo. L'edificio è chiuso perché è stato commesso un omicidio qui. Omicidio? Maledizione. Nick non me l'ha detto. Devo aspettare qui, fino all'arrivo del suo partner in ritardo. Bene. Adesso puoi andare, Joel. Sono io il partner di Nick. Ah, sì? Oh, dovevo darti una cosa. Sai cosa... ho per te? Non capisco. Certo che no. Non ricordi? È una questione di vita o di morte.
E non ti ricordi neanche dove l'ho nascosta. Maledizione. Nick ti ha dato qualcosa per me, Joey? Devo perquisirti. Ah, aspetta, che cos'era? Ah, diavolo, la memoria mi tradisce. Le sinapsi non si connettono. Non c'è abbastanza liquido. Diavolo. D'accordo, Joey. Ho qualcosa per farti tornare la memoria. Cos'è? Cos'è questa roba? Non sarà Jim Sim, spero. Ah! Non sopporto il Barbon. Bah! D'accordo, professore. Faccia quello che deve. La bottiglia nel lavandino sembra pregiata. L'etichetta aderisce perfettamente. Questo è vero scotch. Johnny Stalker. Come vanno le sinapsi? Connessione in corso. Ah, sì, eccolo qui, in tasca. Questo è per... È sempre stato nella sua tasca. Sta scherzando o cosa? C'è qualcosa sotto la piega. Alcune lettere. Appiattirò questo... Sì, è la scrittura di Nick. Cell James. Significa numero di cellulare di James. Se i poliziotti la trovano qui, Joey. Sì, sì. Ehi, grazie del liquido. Venga. Venga a trovarmi qualche volta in metro. In metropolitana. Stazione 181esima strada. E porti anche Nick. È un tipo divertente. E
il fusibile è andato. Ma penso si possa riprendere. Bene. Il fusibile è andato, ma penso si possa riparare. Lascia perdere. Non toccherò certo quei fili. Cercherò di spegnerlo. Spero solo di non friggermi. Lascia perdere. Bene. L'apertura è troppo stretta. Questo deve essere il cellulare di James. Nick ne ha parlato. Devo riportare la statuetta al deposito. Chiusa. Manca la testa dorata. Devo guardarci dentro. Dorata. Devo guardarci dentro. Vedremo cosa avrà da dire Nick di questo cellulare.
equipaggiamento insostituibile. Non mi... troppo in alto. Il nodo gordiano dopo il trattamento di Alessandro. Che fine ha fatto la testa d'oro rinvenuta nella casa dell'agente di borsa? Era nel deposito prove. Ah, l'hanno portata via per una dattiloscopia. La riportano domani. Insieme ai risultati? Sì, era pieno di impronte. Le tue... Oh, merda. A cosa diavolo stavo pensando? Nozioni che insegnavano a Quantico. Non mi muovo senza guanti sterili. Scusa, cara, ma... Equipaggiamento in... Equipaggiamento in... Equipaggiamento insostituibile. Ora funziona, ma abbiamo comunque bisogno del PIN. Mi domando dove posso trovarlo. Potrei chiamare Nick, ma perché dovrebbe saperlo lui? Ruth. Cosa c'è, tesoro? Ti serve una mano? Sì. E se lo fai subito, magari questa sera riesco anche ad andare a letto. Certo. Avrei quasi voglia di chiedere al tuo gatto di prepararti un bagno caldo. Ah ah. Niente bagno. Preferisco la doccia.
Comunque volevo dare un'occhiata al cellulare di Jane, ma non conosco il PIN per sbloccarlo. Beh, potresti darlo a quelli della scientifica, ma magari ha usato la data del suo compleanno o qualcosa del genere. La gente usa spesso numeri facili da ricordare. Magari l'ha fatto anche lui. Giusto. Puoi prendermi il suo fascicolo? Guarda caso ce l'ho proprio qui. Vediamo. 24 maggio 1956, la data del suo compleanno. Grazie, Ruti. Vado a vedere se funziona. Equipaggiamento insostituibile. Sono riuscita a pulirli. Numero XFAD8673. Finalmente! Niente di interessante qui. C'è stata una chiamata del capo ad un... Forse gli voleva dire di aspettarlo. È una foto inviata da un sito anonimo. Non sarà facile trovarla. Che brutta foto! Facce di uomini. Sembrano sudamericani. Se riuscissi a importarla su un computer, potrei lavorarci e ripulirla un po'. Cosa abbiamo qui? Dobbiamo prepararla per includerla nel nostro... Sicuro? Ci vorrà solo una... Tombola! 80% di corrispondenza. Wakwero. Sospettato di rapina a mano armata, ma non siamo riusciti a trattenerlo. Si è beccato 6 mesi per furti minori e... puff! Sparito ancora. Il signore della droga locale, coinvolto anche in un caso di omicidio. È sorvegliato dall'agente Scott, James Scott. Allora Branford era meno preoccupato della maledizione e del furto nella tomba di quanto fosse per questo delinquente. Branford pensa che Wakwero sia il nostro serial killer. Perché? Pensa, Nicky, pensa. James riceve queste foto da una fonte sconosciuta questa mattina. Va a controllare la situazione e gli sparano. Doveva sorvegliare il locale di Wakwero.